È così noioso oggi. Gli altri sono tutti scomparsi. Io mi siedo qui sulla mia ninfea e non succede nulla. Cosa dovrei fare? Dispa ha detto che dovrei riordinare. Bah, pulire. D'altro canto, però, Dispa può essere molto severa. E va bene, allora, puliamo almeno un po'. Un'altra pietra. Oh! Questi bellissimi cerchi nell'acqua! E se lancio una pietra piccola dopo una grande, chissà cosa succederà! Grande! Oh, mi piacciono i cerchi nell'acqua! Mi chiedo quanti ne posso fare contemporaneamente! Ehi, Fidu! Ehi, ciao Onesta, che ci fai qui? Cosa ne pensi, Fidu? Mi sto allenando per il grande campionato di rugby subacqueo. Ah, hai ragione, l'avevo dimenticato. Ma questo non è importante in questo momento. Guarda cosa ho scoperto. Quando si gettano i sassi nell'acqua, questi formano dei cerchi sulla superficie che si uniscono l'un l'altro. Questo non è importante? Questo è l'evento di quest'anno e le tue pietre sono super stupide. Prima una compagna di squadra è stata colpita sulla pinna, ora è fuori per il campionato. Scusa Onesta, mi dispiace, ovviamente non volevo farlo, ma se non giochi nel campionato puoi giocare a pallavolo con me, allora non mi annoierò più così tanto. Certo, che possiamo ancora andare al campionato di rugby subacqueo. Ci vorrà più di una pinna rotta prima che ci arrendiamo. Nessun problema, io ho ancora molte pietre. No, Fidu, non è quello che intendevo. E comunque, chi vuole la pallavolo quando c'è il rugby subacqueo? Ad esempio io, proprio ieri ho giocato a pallavolo con alcuni scout, è stato molto divertente, molto meglio del vostro rugby subacqueo. Stai dicendo una cosa sbagliata. Non ha nulla a che fare con le api. Beh, non è poi così male, la pallavolo comunque è meglio. Non hai idea. Hai mai giocato a rugby subacqueo? No. Vedi, allora non puoi dire che la pallavolo è migliore. Ma tu hai mai giocato a pallavolo? No, ma ti ho osservato in passato. Ho un'idea. Oh. Io faccio una partita di rugby subacqueo con te e tu fai una partita di pallavolo con me, affare fatto? Deal. Yahoo! Bene, allora prima giochiamo a pallavolo, vieni? Wow, Onesta! Perché sei così brava? Non me lo aspettavo! Sono un pesce palla, ovviamente posso gestire le palle. Vuoi dire che è così perché anche tu ne hai l'aspetto? Solo quando voglio. Prendi! No! La palla, le punte! Oh! E con cosa dovrei giocare a pallavolo ora? Onesta, ti offriresti volontaria per fare la palla? Vecchio mio, non lo faremo così. No, tu vorrai con me al rugby subacqueo, questo era l'accordo. Onesta, ma perché hai gettato la palla rotta in acqua? Lo vedrai tra un minuto. Sì, va bene, ma in questo modo c'è acqua nella palla, non funziona. Sì, questo è importante. Se la palla ha aria sotto l'acqua, galleggerà sempre in superficie. Ecco perché lo rendiamo pesante. Fantastico! Pesci palla sono davvero intelligenti. Andiamo, Fito. Qui vedi il campo. Noi passiamo sempre all'indietro. Non ti è permesso di lanciare la palla in avanti, ma solo di portarla e ti è permesso placciare gli altri all'acqua. Eccoci acqua. Il vostro rugby subacqueo è piuttosto rigido. Non ti piace? Certo che sì, è fantastico, ma mi piace sopra l'acqua. Saltare è meno divertente qui sotto. E ho un po' paura delle tue punte. Sì, beh,
In un certo senso posso capire i pisci. Con la pallavolo era più facile, avevamo sempre una certa distanza. Forse possiamo combinarlo? Yuhu! Yay! Un punto per me! Pensi, potremmo fare così. Creiamo la pallavolo subacquea. Portiamo sul campo di pallavolo e iniziamo a giocare, ma la palla poi si riempie d'acqua, perde acqua, deve arrivare dietro la linea opposta prima di svuotarsi. E quando dalla palla non esce più acqua, viene assegnato un punto di penalità alla squadra che non ha fatto attenzione. E naturalmente possiamo passare solo all'indietro, cosa ne dici? Fantastico, proviamo? Certo! Per fortuna, oggi il tempo è splendido. Non sono così sicuro, eh? Penso che abbiamo vinto entrambi. Abbiamo appena inventato rugby pallavolo sott'acqua. Fantastico! E va bene, allora, abbiamo vinto entrambi. E se questo non è un buon dolcetto della buonanotte... Cos'è un dolcetto della buonanotte? È qualcosa di piccolo e sostanzioso che aiuta ad addormentarsi. Ad esempio una mosca. O semplicemente un bel ricordo di oggi. Ah! Ottima idea! Questo sarà anche il mio buon dolcetto della buonanotte per andare a letto. Bene, ci vediamo domani allora. Buonanotte, Onesta! Buonanotte, Fidu. Dormi bene.